Arriva purtroppo la sconfitta per il cuore Basket Napoli, che esce perdente dal match contro il Dertona Basket per 82-84. La partita è arrivata praticamente all'ultimo secondo, l'ultimo tiro, perché Elston Turner, 22 punti, 4 rimbalzi e 4 assist, non ha messo dentro il tiro da 3 che avrebbe dato la vittoria. Avrebbe avuto anche la possibilità di concludere da 2 forzando il tempo supplementare, purtroppo non è andata bene. Una Napoli che ha lottato assolutamente, una Napoli che sarà sempre in gara e alla fine del terzo quarto è riuscita anche ad andare sopra di 6 punti su 63 a 57, spinta non soltanto da Turner e da Jermaine Thomas con 14 punti, ma anche e soprattutto dalla coppia italiana formata da Bruno Mascolo e Guglielmo Caruso, con Mascolo che ha segnato 18 punti con 5 assist e 6 su 7 da 2 punti, 2 su 2 da 3, mentre Caruso ha giocato soltanto 22 minuti con 12 punti e 10 rimbalzi, è rimasto in panchina per tutto il quarto quarto, una scelta che quella di Bartocci, che ha fatto storcere il naso a più di un tifoso qui presente al Palabarbuto. Dertona è riuscita a vincere grazie alla prova strepitosa di Melvin Johnson nell'ultimo quarto, ha finito con un brutto 9 su 20 al tiro, ma anche con 25 punti e 5 triple, di cui 3 negli ultimi 10 minuti, che hanno aperto la strada a una vittoria importante per Tortona. Andiamo a sentire le parole in sala stampa di coach Maurizio Bartocci e di coach Lorenzo Panza. Buonasera a tutti, i complimenti di questa sera sono doppi, sono per Napoli che ha giocato una partita estremamente intensa, estremamente solida, sono per la mia squadra perché, e lo dico con grande onestà, questa era la partita del trittico di questa settimana che temevo di più per impatto emotivo che Napoli poteva mettere sulla partita, e lo ha messo. Affrontare la seconda trasferta lunga in una settimana con 3 partite è sempre qualcosa di molto duro, e penso che a tratti abbiamo giocato una partita anche molto lucida per quello che potevamo preparare nel giorno e mezzo che avevamo avuto di sosta. Potevamo essere più lucidi più cinici in determinati momenti della partita, invece anche quando abbiamo scavato i break un pochino più profondi come a metà del secondo quarto, quello di 9 punti, abbiamo sempre fatto ritornare Napoli, ma mi sento di dire brava Napoli veramente a ritornare sempre con grande veemenza e punendoci a tanti dei nostri errori difensivi. Però io questi 2 punti me li tengo stretti, sono davvero contento di questa vittoria, perché io penso che dopo aver visto Napoli in casa con Siena, dopo aver visto Napoli a Trapani, questi siano punti di una valenza estremamente, estremamente importante. Adesso abbiamo una settimana intera per preparare un altro mini ciclo prima della sosta per la Coppa, con 2 partite estremamente importanti, però davvero sono contento che la mia squadra questa sera abbia trovato le energie mentali di venire qui e fare una partita seria, e soprattutto le energie mentali di non mollare nel momento in cui Napoli è anche scappata a più 6, perché quello poteva essere un momento, essendo la terza partita in una settimana, poteva essere un momento in cui ci scioglievamo, invece quello è stato un momento in cui ci siamo compattati.
peccato perdere così, insomma la partita l'abbiamo giocato alla pari con una delle squadre migliori che c'è adesso in campionato. È stato un peccato, non meritavamo questo risultato finale secondo me, per quello che abbiamo fatto per 40 minuti. Poi purtroppo tanti episodi sfavorevoli a noi ci sono costati la partita in un momento decisivo. E purtroppo, come al solito, nell'ultimo quarto noi abbiamo sempre questa difficoltà a gestire, a tenere botta. Siamo stati bravi a rientrare fino alla fine, non abbiamo mai mollato, ci abbiamo creduto sempre, anche nei momenti di grande difficoltà dove magari loro hanno provato a spingere, a provare ad allungare, ma siamo sempre e comunque rientrati.